È un lavoro arduo, impegnativo e anche, secondo me, difficile. Speriamo di farlo nel migliore dei modi, confidando ovviamente in colui nel quale crediamo e che serviamo. Con queste parole il nuovo vicario generale della diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro, Don Fabrizio Vantini, ha spiegato lo stato d'animo con il quale affronta il nuovo incarico che gli è stato affidato il 7 agosto scorso, festa di San Donato. Classe 1977, presbitero dal 2004, Don Fabrizio è parroco a Soci in Casentino, zona pastorale di cui è anche vicario. Se gli si chiede quali siano le sfide che si trova ad affrontare la chiesa aretina cortonese Biturgense, spiega. L'organizzazione per esempio delle aree pastorali, delle unità pastorali, l'organizzazione all'interno di esse, cioè come in definitiva vivere in concreto la pastorale con le nuove esperienze che già il Vaticano II ci ha invitato a vivere, a proporre, ma che devono essere ripensate e devono essere anche organizzate, come ho detto, in quei contesti nei quali poi dobbiamo calarle. Questo è un grande lavoro, tutta la sfida della catechesi, il ripensamento dell'iniziazione cristiana. Intanto la Chiesa locale si appresta a vivere un passaggio storico, quello del Sinodo diocesano, che ha già iniziato il suo percorso di preparazione e che verrà celebrato ufficialmente a partire dal 2018. Non è soltanto un tempo di grazia, ma è una cosa necessaria affinché ci sia un futuro per questa Chiesa, si possa continuare ad annunciare, il Vangelo in questo tempo e nei tempi futuri, perché un sinodo è un momento importante nel quale, una comunità, di credenti, ripensa al suo al proprio passato per vivere bene il proprio presente e per capire come affrontare il futuro.